Siamo in collegamento con l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Salve, grazie per aver accettato nuovamente l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, assessore. Un saluto a voi tutti, grazie per l'invito. Allora, lo stadio Diego Armando Maradona, intitolato a questo grande campione, il più grande campione di tutti i tempi, è stato, diciamo, intitolato, ma non è stato ancora inaugurato ufficialmente causa la pandemia. Adesso si va verso una quasi normalità, almeno così speriamo. Quando ci sarà l'inaugurazione? Allora, intanto era giusto, insomma, avere questo periodo di fermo, perché insomma, allo stadio non si poteva andare, per cui era brutto pensare all'inaugurazione dello stadio, appunto, soltanto scoprendo una targa fatta per pochi eletti, quindi amministrazione, giornalisti e quant'altro. Gli europei di calcio, insomma, ci hanno dato una svolta, perché finalmente si potrà avere il pubblico, e lo vedremo venerdì sera allo Stadio Olimpico, e questo ci darà finalmente il via libera per poter inaugurare lo stadio con una capienza che cercheremo di capire, credo prossima al 25% appunto della capienza regolare, e questo ci permetterà finalmente di poter regalare ai napoletani appunto la possibilità di assistere a una cerimonia inaugurale. Ecco, poi cerchiamo di capire come, di sicuro insomma coinvolgeremo il Calcio Napoli, sono i player fondamentali dello stadio, quindi insomma vanno assolutamente coinvolti. A breve avremo un incontro, questione di ore, poi capiremo insomma con le vecchie glorie, con Bruscolotti, con gli altri campioni, se vorranno esserci. Chiederemo a tutte le istituzioni insomma di essere presenti, l'ambasciatore argentino, vogliamo insomma fare qualche cosa di rilievo, qualche cosa che resti nel ricordo dei napoletani. E se ci dovrà essere un ticket d'entrata, il tutto verrà devoluto in beneficenza, per cui stiamo cercando insomma un po' di organizzare questi aspetti logistici. È chiaro che al Calcio Napoli abbiamo chiesto una mano, vediamo in che modo e in che condizioni potrà darci questa mano. Ove mai non fosse possibile, insomma, andiamo avanti facendo un appello anche con delle sponsorizzazioni che magari vorranno in un certo qual modo finanziare quelli che sono gli aspetti logistici appunto dell'inaugurazione di uno stadio così importante come appunto lo stadio Maradona. Consideriamo che ci saranno centinaia di paesi collegati, insomma vogliamo fare qualche cosa di bello, chiederemo la diretta alle televisioni, insomma vedremo un attimino di fare qualche cosa di bello che resti nel ricordo, ma anche qualche cosa di utile, perché dobbiamo regimentare gli accessi. La regimentazione degli accessi avverrà attraverso un ticket, e quel ticket che avrà, come dire, un costo, il devoluto, lo ripeto, sarà in beneficenza. Quindi questo perché vogliamo farlo, per lasciare anche qualche cosa di quel ricordo. Certo, insomma, è una inaugurazione che deve essere in grande stile, come avrebbe voluto e avrebbe realizzato Diego Armando Maradona. Non era l'uomo dalle mezze misure. Assessore, nelle immagini abbiamo visto lo stadio chiaramente a lui dedicato e abbiamo visto quella bella scritta Napoli. Anche questa è stata fonte di tante polemiche, ma insomma è un riconoscimento che ci sta in uno stadio come in tutti gli stadi del mondo in realtà, quindi anche le polemiche talvolta sono un po' strumentali. Quindi qualcosa di buono l'abbiamo fatto, diciamo, no? Sì, però insomma tante polemiche, insomma, talvolta secondo me polemiche anche strumentali, perché ci si può dividere su tutto ed siamo d'accordo, però insomma se c'è una cosa di buono va salvata. Assolutamente, era una polemica molto politica, quindi anche molto strumentale, perché identificare lo stadio di Napoli col nome della città era quello che noi volevamo, lo stadio Maradona. Con la scritta Napoli significava legare sempre di più lo stadio alla città e a Maradona, ecco, quindi non mi sembrava così uno scandalo spendere 11-12 mila euro, tanto è venuto insomma il lavoro che poi è venuto da un risparmio che noi abbiamo avuto dalla mancanza di manutenzione dei sediolini, appunto perché già nel campionato scorso non ci sono state gare e quindi non abbiamo fatto manutenzione, e quindi praticamente quei soldi, quel risparmio l'abbiamo reinvestito per fare questa scritta che aveva e ha lo scopo di identificare lo stadio Maradona con la città di Napoli. Tra l'altro nelle varie gare che abbiamo assistito, nei vari campionati, abbiamo visto insomma anche stadi piccoli avere il nome della città. Non ho capito perché a Napoli non potevamo avere lo stadio Maradona con la scritta Napoli, ecco, quindi era una cosa insomma che potevamo fare, l'abbiamo fatta senza neanche così, come dire, multiproclami, lo abbiamo
fatto apparire nella prima gara utile del campionato in corso, ed era quella nel 2021, è comparsa la scritta, insomma, ed è stata una sorpresa per tutti, insomma, le stesse televisioni riconoscevano, insomma, in questa bella sorpresa, questa piacevole sorpresa, l'identificazione della città al nostro stadio, ecco, al principale impianto cittadino. Ritornando all'inaugurazione, sarà una festa che comunque partirà anche dal basso, cioè con il coinvolgimento in primis dei tifosi che hanno sostenuto, hanno amato e continuano ad amare Diego Armando Maradona. E poi mi dica anche una cosa, avete contattato anche la famiglia di Diego Armando Maradona? E avete anche un'idea della data? Ho provveduto a contattare Diego Junior proprio l'altro giorno, il quale ha dato immediatamente disponibilità. Tra l'altro, lui è sempre molto affettuoso con noi perché dice: qualsiasi siano le iniziative con nome del papà che hanno a che fare con uno sfondo sociale, quindi che vengono organizzate dal comune, lui darà sempre l'ok. Logicamente, altre forme di sfruttamento dell'immagine Maradona vanno in altri luoghi. Però lui si è dichiarato immediatamente disponibile, quindi parteciperà con piacere. Ora sulla data stiamo un po' ragionando, è chiaro che non possiamo andare oltre la metà di luglio, insomma, vediamo un attimino perché dobbiamo fare qualche cosa di bello, immaginiamo un'inaugurazione serale, anche con i fuochi d'artificio, così come li abbiamo fatti per la gara della partita del cuore che si è tenuta qualche giorno fa. Quindi immaginiamo un qualche cosa di bello che resti nel ricordo dei napoletani e dei tifosi, ecco, soprattutto. Allora, Abbiamo pensato assessore, anche a una statua da mettere all'interno dello esatto, stadio. questa statua che è C'è un po' stata di anche un tutto, altro poi motivo di sta prendendo contendere. forma, sì, sta prendendo forma e oggi, insomma, dopo, ecco, l'ho detto, dopo l'incontro al Calcio Napoli, vediamo un attimino come proseguire, ecco. I rapporti col Calcio Napoli, insomma, si sono in qualche modo ristabiliti, riequilibrati. Sappiamo che sono sempre stati molto turbolenti. Ecco, la parola turbolente è stata la definizione, diciamo, dei rapporti col Calcio Napoli, però abbiamo l'intenzione di fare qualche cosa di bello, quindi anche se ci fossero rapporti poco cordiali, non credo che loro farebbero mancare il loro aiuto in questa inaugurazione, per cui non c'è necessità di avere preoccupazioni, siamo in una fase positiva, la condizione è un po' distesa, i rapporti, ci sono sempre piccole questioni, ma tra l'altro è una gestione difficile, insomma. Una società sportiva così avanzata e invece un comune burocrazia, ecco, quindi dobbiamo sempre fare i conti con questo. I comuni, gli enti pubblici sono molto lenti. E le società sportive viaggiano a 300 km all'ora, noi viaggiamo a 50 km all'ora, ecco, questa è la differenza. Certo, indubbiamente è così, però ricordiamo comunque a chi l'avesse dimenticato che lo stadio Diego Armando Maradona è di proprietà del comune, per cui insomma è chiaro che poi alla fine la parola, diciamo, finale spetta al comune, insomma, al di là di quello che Ai vorrebbe o cittadini. non fare e quindi ai cittadini di conseguenza, quello che vorrebbe fare o non fare la società Calcio Napoli. Assessore, noi la ringraziamo, naturalmente torneremo a collegarci con Grazie. lei quando ci saranno dati certi su questa grande Bene. festa che seguiremo sicuramente come televomero. Grazie e arrivederci. Grazie a voi e grazie dell'invito.